Devo imparare a fare interventi brevi, altrimenti poi in tv non mi chiamano, eh, a parte che dopo oggi eh, mi sono giocato anche Sky secondo me e la gente si rompe il cazzo, Insomma, voglio vedere se però la gente si rompe il cazzo anche di questo andazzo, eh, scusate la rima, che sta eh, prendendo il motociclismo, o meglio eh, quello che gli ruota intorno, nello specifico l'informazione di questa guerretta mm, che sembra... Mm, esserci del weekend vi giuro che vi parlo lunedì ci saranno delle sorprese, ma ho bisogno di parlare anche oggi. Ho chiamato un amico in Qatar per sapere se c'erano eh, novità interessanti, cose curiose, così e mi ha detto: eh, guarda, ci sono due o tre cose. Eh, prima cosa è che qui oh, eh, nessuno, anche se ci lavora, ha capito la differenza fra la moto. Open factory, queste cose qui, ma anche gli addetti ai lavori c'è casino, non, cioè non sanno veramente quei gommisti come parlare, fare, dire, c'è cioè, veramente tanta confusione. Eh, la seconda cosa che mi ha detto è che Sky è sbarcata con dei mezzi che Medeset mh, sembrava mh, a Teleromagna e sono molto agguerriti, e, e però ha detto che sono successe anche delle cose abbastanza strane, eh, tipo eh, Cera Biaggi, eh, è sempre lui di mezzo. Dopo le qualifiche, insomma, tutte le tv straniere gli hanno chiesto una battuta e si sono messi in fila ed era rimasta solo Sky. Viaggi li fa con voi, facciamo eh, per ultimo, no? Eh, anche perché il giornalista era lo stesso che eh, aveva fatto lo speciale mm, recentemente. E il giornalista di Sky, di cui insomma magari non è anche il caso fare il nome, però non è che ce ne sono troppi in giro per mm, il, la pit lane, gli fa, eh, no guarda non possiamo perché ci hanno appena detto che eh, lavori per Mediaset. Quindi, cioè, un sei volte campione del mondo, di cui quattro in 250, è arrivato eh, lì perché è amico di Lorenzo, e eh, interessa a tutti, tranne che ai suoi connazionali, la TV, sua suoi connazionali. O forse perché è proprio, arrivato, proprio perché è arrivato lì per Lorenzo, magari. E allora, quel cazzo di speciale che hai fatto a Monte Carlo, lì, che gli hai chiesto, che ci trasmettono ogni giorno, due o tre volte al giorno, eh, perché lo hai fatto? Sei andato apposta lì a Monte Carlo per chiedergli due cose e poi ce l'hai lì e non lo fai? Biaggi sarà sempre più pilota che giornalista, quindi cosa c'entra eh, lavorare per Mediaset? È un giornalista intelligente. Una opinione da uno che ha vinto sei titoli ed è arrivato secondo altre tre volte, eh, 500, MotoGP, poi in Superbike. altri Non se la fa scappare neanche se gli ha trombato la moglie e ha messo il filmino su YouTube. Oppure, insomma, tu hai Biaggi disposto anche a parlare, che non ne ha sempre voglia chi. Chi è dell'ambiente lo sa come è giusto? E gli dice che non ti interessa. Unico fra tutti, cioè tutti gli altri TV, sì, a meno che non abbia ricevuto delle direttive da qualcuno all'ultimo momento, ma da chi. Non certo da Sky, da, dai vertici che continuano a mandare in onda il suo speciale. O magari l'intervista gliela fai e, e, e poi fai decidere a qualcuno se mandarla in onda o meno, indipendentemente da quello che dice. Non lo so, te lo insegnano in un qualsiasi corso di comunicazione. Eh, tu il materiale lo fai, lo scrivi, lo giri, i fotografi, e poi qualcuno decide. Boh, allora perché sono stati a Monte Carlo? Non ho capito. Oppure le interviste a Piaggi, ipotizzo, ipotizzo, dipendono dal, dai risultati di qualcun altro molto coinvolto eh, con l'emittente. Ipotizzo. Ovviamente al non collega, eh, io sono, sono un cazzone che parla davanti al suo pc, non mi si fila nessuno, non sono un giornalista che lavora a Sky, eh, la possibilità di replicare di, sm di smentire. Eh, io poi eh, possono dirmi: no, guarda, non è vero, non è successo questo, è successo quest'altra cosa, oppure non è successo ness nessuna cosa. Io poi chiaramente posso portare le opinioni di quelli che erano lì e hanno sentito. Dei colleghi stranieri, colleghi del giornalista, e eh, non miei, perché io sono eh, un poraccio, eh, quello, quello che scrive, oppure possiamo, non so, chiedere a qualcun altro se questa cosa è successa, oppure è successa un'altra cosa simile. Massima libertà e amicizia e simpatia nei confronti di Sky che sembra aver iniziato bene a questa a parte insomma a questa eh, ipotetica merda pestata oggi. Ma secondo voi Viaggi è più pilota da sentire per chiedergli un'opinione autorevole, secondo me, su quanto è successo oggi o più Mediaset? Secondo me il pilota è pilota. Altrimenti perché chiami Capirossi come tecnico? Perché è pilota? A lui le cose gliele chiedi. Quell'altro che ha vinto un po' di più no. Non mi torna.